Domenica live insieme a me, ciao Fabrizio, il re dei flirt, dei paparazzi, il re della vita spericolata. Mi dicono, ho letto, ho sentito che avresti cambiato vita, che ti vuoi ripulire, che vuoi fare una vita diversa. Guarda, non ci credi manco tu, guarda, lo dico io, non ci credi manco tu. Ma che stai a dire? Un po' mi viene da ridere, però diciamo che... Ti viene da ridere, sì, se non è tutta una bufala. No, non è una bufala, però un po' la testa a posto la sto mettendo, dai, speriamo che vada bene. Non è facile, non comunque, è facile. Anche perché l'ultima volta che ti ho ospitato qua, programma diverso, ma è successo questo, se ti ricordi, guarda un po'. Max, l'avvocato dell'agenzia Masi ha detto che io ho provato a vendere quel servizio, è vero? Stiamo parlando, assolutamente no. Chi l'ha venduto quel servizio, Max? Il servizio è stato venduto dall'agenzia Fotomasi. E allora questo signore lo dovete cacciare! Se no me ne vado! Corona, per favore! O lo cacciate o me ne vado! Corona. Perché è un avvocato! Corona. E devi dire la verità! No. È un avvocato! L'avvocato probabilmente ha frainteso. Corona, per favore, allora, vorrei ricordare a casa che stiamo parlando della fotografia del portavoce, dell'ex portavoce di Romano Prodi. Bugiardo e corrotto, ti devi vergognare. Perché? Aspetta. Perché sei un bugiardo, perché dovresti fare l'avvocato, Corona, e quando sei avvocato giuri della verità. Corona, stai calmo. Questa è la mano fasciata e sotto ghiaccio di Corona, è venuta l'ambulanza, sono venuti i medici, credo ci sia una sospetta frattura. Insomma, questo tuo carattere così un po' impetuoso fa parte anche dei tuoi guai, o no? Ora, lascia perdere le sentenze dei tribunali, ma insomma, sei una persona che fa fatica a controllarsi. Non è che faccio fatica a controllarsi, io sono una persona molto particolare, riesco a essere me stesso, a essere quello che sono veramente solo con le persone che se lo meritano. Allora ci scherziamo su, ma mi raccomando, siamo in tempo di austerità, qua se dai un pugno alla scenografia crolla tutto, cioè... No, crolla da per lì, hai spaccato la X di Matrix, speriamo che non le vediamo più queste scene. Speriamo che non ci sia qualcuno che mi fa arrabbiare, poi il carattere è quello, io se mi, diciamo, se calpistano i miei diritti, ho ragione e vanno contro i miei principi, purtroppo mi si appanna la vista e non divento quello che sono. Quindi l'importante è che adesso devo fare una vita più che cambiare vita è un'operazione di self-control, sperando che magari uscendo meno, girando meno l'Italia, incontro meno persone sbagliate, quello è la cosa più importante. Ma siamo sicuri che non è come quello che prende l'autostrada contro mano e dice una macchina contro, un'altra macchina contro, guarda un altro cretino che mi viene contro, se uno prende l'autostrada in contromano. Diciamo, il problema vero è che la mia vita è talmente piena, è talmente attiva e faccio talmente tante cose durante la giornata e incontro talmente tante persone che poi è normale che ti succedano tantissime cose. Adesso soltanto devo capire quali sono le persone giuste e quali sono le persone sbagliate. Allora, tra poco la vediamo la tua giornata, innanzitutto poi ci sediamo, vediamo come ti vede il nostro Gianluca Nicoletti. Quello che ho subito in questi 80 giorni da parte di tanti, da parte dello Stato, ma soprattutto da parte della Procura di Potenza, è vergognoso. Fabrizio Corona è assolutamente cambiato. Questo almeno lui ha detto prima di presentarsi ai giudici che dovranno decidere riguardo al suo affidamento ai servizi sociali. Impossibile paragonare il Corona di oggi a quello di 3 anni fa. Infatti, a completare il bel quadretto della redenzione, attorno a quello che fu il fotografo di VIP, si era radunato un bel presepe familiare. L'unica cosa che si possa fare è pregare e stargli vicino. È apparsa Nina Moric, l'ex signora Corona. Non mancava mamma Corona e uno dei fratelli Corona. È comprensibile che del bel tenebroso gli restino solamente gli occhiali scuri, imbullonati alle sue tempie, indossati perfino nei bui corridoi del tribunale. L'esperienza del carcere, però, non è sicuramente piacevole per nessuno. Mi sono sentito ostaggio dello Stato e vittima di un talebano di nome Woodcock che in cambio voleva solo fama e popolarità e non ostaggio. Corona imprigionato riuscì sicuramente a guadagnarsi un momento di fulgida gloria. Dalla foto clandestina del martire dietro alle sbarre, alla sua trionfale uscita culminata con femmine acclamanti sotto il suo balcone che si contendevano come reliquie di un santo le mutande che lui lanciava con generosità tra la folla. Ma tutto questo fa parte del passato. È lontano anni luce il suo spocchioso proclama Videocracy, dove si vantava di aver pianificato il suo successo facendo di se stesso un marchio. I'm gonna be the Robin Hood of the people. Take out from the rich guy,
but they don't give it to the people, they give it to me. Corona oggi un'altra persona. Coprirà i tatuaggi con un ruvido saio. Osserverà il digiuno, la mortificazione e persino la castità. Corona Redento non collezionerà dunque foto imbarazzanti di personaggi dello spettacolo, ma solamente santini. Non passerà le notti tra belle donne nei locali alla moda, ma laverà i piedi ai mendicanti. Corona non si farà più beccare al volante di auto veloci senza patente, ma camminerà calzando umili sandali. Io vorrei andare nel centro dove sono stato, dove fanno assistenza sociale, e magari poter insegnare qualcosa ai detenuti, perché in quello sono bravo. Allora spieghiamolo, perché c'è stata una recente sentenza che ti ha un po' graziato, insomma, invece di essere mandato in carcere ti hanno mandato ai servizi sociali, diciamo, quindi... Ma diciamo che non è che mi ha graziato, diciamo che per la prima volta sono state applicate le regole, cose che nella mia vita non è mai successo. Ricordo che in Italia sotto i 3 anni per legge si va agli affidamenti sociali perché non c'è il diritto di andare in prigione, quindi ero... Le mie pene andate in definitivo superavano i 3 anni e 2 mesi, ma avendo scontato circa 4 mesi di carcere arrivavo a 2 anni e 10 mesi e quindi per legge sono andato agli affidamenti. Il problema è che, sai, quando si parla di me c'è sempre il rischio che le cose non vanno come devono andare e soprattutto siccome ero soggetto a una prevenzione, che è una misura comunque cautelativa che non avevo rispettato perché come è stato letto tante volte sui giornali purtroppo non l'ho rispettato tutti i giorni, ho avuto dei problemi. Quindi relativamente a questi problemi avrei rischiato di poter non avere gli affidamenti. Non è un'invenzione dei giornali però che non rispettavi... No, però c'è da dire una cosa, no? Non è che non ho rispettato la prevenzione perché, sai, me ne fregavo delle regole, mi andavo a divertire in discoteca, purtroppo la prevenzione ha dei ritmi, ovvero io sono uno, come ho sempre detto tante volte, che lavora un sacco, che ha 30 dipendenti, che ha un ufficio, pago le tasse, ho un sacco di problemi relativi sempre ai problemi del 2007 che mi sono stati imputati. Per guadagnare, per mantenere un ufficio devo lavorare, è successo che purtroppo i permessi non sempre arrivavano in tempo e le poche volte non ho rispettato i permessi è perché sono andato a lavorare e avevo impegni di lavoro improrogabili che non potevo mantenere. Lo so che è sbagliato, ma non è che ho violato la legge, ho violato la regola per andarmi a divertire o per andare a fare una serata in discoteca o pensare di essere, non so, un ragazzo scapestrato, sono andato per rispettare i miei codici. Senti, ma quando vedi questo servizio di Nicoletti, no? Che tra l'altro non è che parla di 20 anni fa, parla di cose successe negli ultimi anni, ti vedi così diverso oggi da quel Corona? Oggi sono molto molto diverso da quel Fabrizio Corona di una volta, perché comunque sono maturato, perché sono passati 5 anni, perché negli ultimi 4 anni sono successe tantissime cose per quanto riguarda la mia vita privata, la mia vita lavorativa, ho ricostruito un ufficio, ho avuto storie importanti, ho avuto problematiche e nell'ultimo anno sono cambiato parecchio, ho avuto un periodo molto brutto nel mese di gennaio e febbraio, perché dopo la sentenza del processo di Trezeguet, che penso che sia uno scandalo giuridico incredibile... Guardiamo la casa del processo, sì, Trezeguet, quello è il secondo scoglio che dovrò passare, dove rischio veramente la galera, e penso che sarà verso marzo-aprile, quindi il primo scoglio è stato adesso, il secondo scoglio ce l'ho a marzo-aprile, però sai, io in tutta Vallettopoli ho preso 1 anno e mezzo di pene e di condanne. In un solo caso, dove nel primo caso ero stato assolto, dove Trezeguet comunque non si è costituito parte civile e mi danno 5 anni per estorsione, trovo che tu sia... Però su Vallettopoli dici sempre, su Vallettopoli è stata applicata una sentenza morale su di me, cioè hanno voluto condannare il tuo comportamento morale, non tanto il tuo comportamento contro la legge. Assolutamente così, anche perché io non sono uno che dice ok, lo fanno tutti, lo faccio anch'io. In Italia abbiamo vissuto tante crisi, c'è stato Vallettopoli, c'è stato Tangentopoli, ci sono stati tantissimi. Cioè, il sistema della vendita delle fotografie ai privati è un sistema che esiste da 50 anni, da sempre è esistito il fatto che un'agenzia fotografica, e tuttora, dopo anche Vallettopoli, tutte le agenzie fotografiche continuano a vendere i servizi ai privati se qualcuno li vuole vendere, quindi non era un reato vero e proprio. Solo che sai, la vita sregolata, il personaggio, il fatto di essere a 30 anni diventato troppo importante, troppo potente... perché da me dipendevano comunque le vite di tante persone, imprenditori, gente dello spettacolo, stessi politici, perché guardiamo il caso di Berlusconi, sai, Berlusconi il problema più grande ce l'ha avuto con Ruby. Sai, oggi chi ha delle fotografie, chi ha delle notizie, può far cadere un governo, può far cadere un matrimonio, può far cadere il mondo dello spettacolo, il mondo della politica. Ma se fai una foto è un conto, se tu poi cerchi di guadagnare soldi per non pubblicarla è un altro. No, però il problema è sempre quello, è un libero mercato. Cioè, nel senso, io sono un'agenzia, le fotografie non sono mie, io vendo i diritti dei fotografi, se io prendo delle fotografie il fotografo le deve vendere, che le venda un giornale o le venda un privato, a lui interessa le fotografie. Però, non ritorniamo alla vecchia vita, perché sennò insomma, poi finiamo di fare la vecchia intervista, però quello che io ricordo, uno dei tuoi slogan, che era sempre quello, Corona non perdona, Corona non perdona. Adesso Corona,
che fa? Si perdona o non si perdona? No, ma il problema di Corona non perdona, questo l'ho sempre detto e lo dico a tutti quanti i giovani che mi seguono, che oggi sono anche più di prima. Se tu vuoi fare strada nel mondo dello spettacolo, nel mondo del lavoro, in qualsiasi mondo, cioè se tu decidi di fare una vita e vuoi fare carriera nella tua vita, e tu lo sai meglio di me, devi avere un pelo sullo stomaco così, in qualsiasi mestiere tu fa, che qualsiasi mestiere tu fai, specialmente in un periodo di crisi come questo, se vuoi arrivare devi avere due palle così e farti un culo così per arrivare. Io avevo quel cinismo che mi ha permesso in 5 anni di creare l'agenzia più forte che era stata mai fatta. Dunque, diciamo che tu forse sei cambiato la tua lingua, invece il tuo turpiloquio è rimasto più o meno uguale, direi. Ma quello, quello fa parte... Io dico sempre che le parolacce sono dei rafforzativi per far capire che quello che tu dici è più aggressivo e più marcato rispetto a una frase che magari non passa il segno. Ma ci deve per forza essere l'aggressività nel carattere di Corona, cioè se Corona si vuole ripulire... Ci deve essere l'aggressività nella vita, perché oggi è quello che guardiamo tutti quanti i giorni, se non sei aggressivo e lasci che le cose ti passano, sia che tu faccia l'imprenditore o che tu faccia il lavoratore, non vai da nessuna parte. Però scusa Fabrizio, adesso che devi andare a fare i servizi sociali, incontri dei giovani magari, dei ragazzi o delle persone che hanno bisogno di consigli, gli vai a dire che bisogna essere aggressivi, che bisogna mordere la vita e intanto anche cercare di non rispettare. Ieri sono andato a vedere la partita di mio figlio Carlos, che oltre ad essere bellissimo, non si capisce come mai, ma ha un carattere veramente dolce, veramente sensibile. E giocava preso dalla madre? No, perché la mamma è come me, siamo tutte e due fuori di testa, ho detto, è difficile pensare Nina Moric, che tra due pazzi... Tra l'altro su Nina vogliamo farti un po' di domande. Sì, è difficile pensare che tra due pazzi sia nato un bambino così, perché insieme non riusciamo a fare un cervello sano tra me e mia moglie, ma questo lo sa anche lei. E allora ma lo dici con fierezza questa cosa qua? No, nel senso, sai, noi siamo due personaggi borderline, lei è un pochettino più estrema da un lato, io un pochettino più estremo dall'altro, però sai, diciamo che i folli vivono le vite in modo diverso rispetto alle persone normali, magari possono essere più problematiche ma anche più piene. E allora lo vedevo, fai poi la coppia, sì, bravo, lo vedevo che giocava, ma gli mancava quella cattiveria, quella grinta che se no non riusciva neanche, cioè, era troppo per bene durante quella partita. Allora l'ho dovuto prendere da parte e gli ho detto: Carlo, senti qua, va bene la scuola, va bene la chiesa, va bene altre cose, ma insomma, se giochi a pallone, tira fuori gli attributi e fai vedere quello che sei, perché sennò ti prendo e ti porto a casa. Ma guarda, non voglio sapere cosa pensano alcuni genitori a casa che ti ascoltano. L'unico padre che dice al figlio mena un po' i compagni di classe. Fatto sta che lui faceva il portiere, hanno perso 11-4. Allora, se la prossima volta, vabbè, va, almeno non perdo 2-0. Si possono anche parlare le palle in porta senza menare, però, insomma. No, sì, vabbè. Però... Allora, senti, vogliamo vedere com'è la tua vita oggi, perché, diciamo, tu in teoria non potresti essere fuori di casa dalle 9 di sera fino alle 7 del mattino, è così? In teoria sì, però in teoria, adesso che allora, vediamo la giornata di Fabrizio Corona. Ti abbiamo mandato il nostro Valerio Minelli, guardate.